Pace e bene a tutti, ben trovati. Ecco, iniziamo il nostro itinerario di quest'anno che, come sapete, sarà scandito dall'inno alla carità. Ve lo ricordate? Compito per casa stasera. Andate a casa, prendete la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 13, e leggete i primi versetti, perché ci accompagneranno in tutti questi giorni. Così almeno familiarizzate con queste parole. Ecco, quest'inno bellissimo che scrive San Paolo, che potremmo dire che per la sua ritmica, il suo tono lirico, il contenuto eccelso, è una delle pagine più stupende di tutta la Bibbia. È un inno che appunto ci parla della carità. Potremmo dire ci indica la via più sublime della santità. Questo inno non soltanto ci parla della carità, ma ci aiuterà a dare delle risposte a delle domande profonde che portiamo nel nostro cuore, cioè per cosa vale la pena vivere? Cos'è che mi realizza veramente come persona? San Paolo ci risponderà, già ve lo dico, in un modo. Una cosa conta, la carità. Ma c'è un'altra domanda. E cosa vuol dire? E cosa fa e cosa non fa la carità? Sarà quello che scopriremo giorno dopo giorno. Adesso, dato che stasera è l'inizio, noi cerchiamo di guardare un po' dall'alto quest'inno così bello. Poi giorno per giorno, per così dire, vedremo nel dettaglio le tessere del mosaico che lo compongono. Stasera cerchiamo di dargli un po' un'occhiata in generale e in particolare chiederci due cose. Ecco, la prima cosa che ci chiediamo, perché Paolo l'ha scritto? Cosa voleva dire alla comunità di Corinto? Seconda cosa, di cosa stiamo parlando dicendo carità? Allora, partiamo dalla prima cosa. Perché San Paolo scrive quest'inno così bello? Quest'inno nasce dal suo cuore innamorato per Dio e per gli altri, ma non solo. Nasce dal desiderio di aiutare i cristiani di Corinto. Perché? Perché erano una comunità giovane che lui aveva evangelizzato da poco, erano entusiasti, ma avevano un po' di problemi. In particolare avevano un problema tra i tanti. Sapete qual è questo problema? Erano divisi tra di loro. Allora, desideravano i doni dello Spirito, i carismi, allora chi sperava di fare miracoli, chi voleva parlare in lingue, ma spesso cercavano queste cose per sentirsi meglio gli uni degli altri. E non solo. Si dividevano in sottogruppi. E c'era chi preferiva Paolo, chi preferiva Pietro, chi preferiva Apollo, ed erano tutti divisi tra di loro. Portiamolo nella nostra vita. Io ora farò degli esempi a caso, che sicuramente non riguardano voi, ma in giro per l'Italia si sentono. Allora, io preferisco seguire Padre Tizio e vado solo se c'è lui. Mi confesso solo se c'è lui, tutti gli altri non valgono proprio. Io invece appartengo a quel movimento, io faccio parte di quel cammino e i migliori siamo noi, gli altri. E chi li vede in parrocchia? Noi abbiamo il nostro, gli altri. Sapete come si dice? Ognuno per sé, Dio per tutti. Così. Oppure in parrocchia io faccio parte. Poveracci quelli del coro, ma non è per loro. Faccio parte del primo coro e siamo in quattro. Guerre tra i cori per chi deve animare la messa solenne, perché quelli migliori siamo noi. Ma non solo. Cercare di emergere, di avere qualche cosa di più visibile agli occhi del parroco, così almeno magari guadagno e scalo posti in classifica. Pensate che sia finita? Purtroppo no, ci mettiamo pure noi sacerdoti a volte, in giro per il mondo. Allora, cerchiamo di avere l'incarico più in vista. Allora cerchiamo di tenerci buoni quelli, o di fare bella figura col vescovo, oppure noi siamo del gruppo che simpatizza per uno e cerchiamo di fare le scarpe a quelli che sono del gruppo dell'altro. Insomma, le nostre miserie. Ritorniamo alla concretezza. Fratelli e sorelle, se guardiamo le nostre vite, la divisione quante volte regna sovrana? Coppie divise, dove non si dialoga, fratelli divisi per 5 centimetri di terra, comunità cristiane divise,
comunità religiose divise, dove ognuno tira contro l'altro. Allora San Paolo, vedendo tutto questo, si rivolge ai cristiani di Corinto e gli dice: fratelli, aspirate ai carismi più grandi, chiedete a Dio i doni più belli per essere veramente suoi strumenti d'amore, ma io vi indico la via più sublime, quello che veramente vi conduce a destinazione, quello che davvero vi realizza. E sapete qual è questa via più sublime? Sapete cos'è che conta? Una cosa, la carità. Perché, come vedremo domani, se non abbiamo la carità, possiamo aver costruito un impero, possiamo essere conosciuti, avere titoli di studio, essere dei maestri nel nostro lavoro, ma dirà San Paolo, se non abbiamo la carità, non siamo nulla. Allora, le parole di quest'inno ci servono, perché ci ricordano da che parte camminare se vogliamo veramente arrivare a essere persone adulte, mature, che hanno imparato l'arte di amare. Sapete, una volta un bambino andò dal suo papà e gli chiese: papà, quanto guadagni in un'ora? 100 euro. Mamma mia. Allora un giorno il bambino gli chiese: papà, mi dai 30 euro? Addirittura, che ti serve, sei così piccolo? E la mamma: dai, daglieli. Dopo un po' di mesi: papà, mi dai 30 euro? Di nuovo, ma già te li ho dati. E dai, sapete, la mamma: dai, daglieli. Dopo qualche mese altri 30, e poi altri 10. Alla fine, dopo un anno, il papà dice: ma che gli servono tutti sti soldi? Spunta il bambino: papà, 100 euro, la passi un'ora con me? Abbiamo bisogno allora di impostare la nostra vita e dire: bene, cosa conta davvero nella vita? Una cosa, la carità. Ma qui entriamo nel secondo punto, cioè di che stiamo parlando quando parliamo di carità? E perché San Paolo la chiama una via? Allora, quando parliamo di carità, il termine greco è agape, noi parliamo di una cosa che è difficile tradurre con un termine solo. E tenete conto che abbiamo un po' svilito le parole in italiano. Dici amore, dici tutto, è il contrario di tutto. Puoi giustificare, chiamare amore anche ciò che amore non è. Ad esempio, ci sono persone che dicono: ti amo troppo, per questo non t'azzardare a uscire di casa. Sono gelosissimo perché ti amo troppo. Mazza, che amore. Amo troppo i miei figli, tutto quello che mi chiedono glielo devo dare. Però. Oppure, se noi diciamo carità, a volte la riduciamo all'elemosina. Se parliamo di agape fraterna, pensiamo che sia mangiare insieme. Allora, l'inno alla carità di cosa ci parla? Della carità, di quest'agape, e cos'è? È l'amore di Dio nella sua dimensione più bella. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire donare tutto se stesso. In greco è il molto che passa dall'uno all'altro. È darmi tutto completamente, gratuitamente, sempre perché tu sia. È dare la mia vita, e in questo dare la mia vita do vita. E infatti Dio, amando, crea. Allora noi contempleremo l'amore, questo amore grande che, capite bene, è qualcosa che non è farina del nostro sacco, perché noi da soli amare così non riusciamo. Noi se non riusciamo ad amare gli altri finché gli altri sono come noi li vorremmo o ci corrispondono. Oltre questo non andiamo. Non ci vuole una scienza. Vi sfido con le vostre forze ad amare uno che ti fa i chiodi, che non ti corrisponde o che non ti tratta bene. Quanto duri? Allora noi contempleremo quest'amore, ma vedete, ultimo punto e mi avvio a concludere, perché San Paolo la chiama via? Perché dice: vi indico la via più sublime? Questo termine via, cosa vi fa venire in mente? Cos'è una via? A cosa serve una strada? Serve? Che vi serve la strada? Serve a camminare. Ecco, ci fa già capire che quest'amore che noi contempleremo è qualcosa che non risolvi in un giorno, ma ti chiede un cammino, una strada che ti può portare alla tua pienezza, ma non solo. Nel mondo biblico la strada non è solo un luogo, è un simbolo bellissimo. Ricorda quando Dio accompagnò il popolo fuori dalla schiavitù, Dio che cammina con il suo popolo, cioè la carità che noi contempleremo nei prossimi giorni
è da una parte un dono di Dio, è lo Spirito Santo, è Dio che si dona a noi, dall'altra è un dono che va esercitato. Ricordate bene queste due parole, un dono che va esercitato. È questo l'amore. Anzitutto è un dono, è qualcosa che Dio infonde in noi. Questa dimensione così alta dell'amore che vi ho descritto con due battute è dunque qualcosa che va chiesto, qualcosa che accogliamo pregando, incontrando Gesù. È l'amore con la A maiuscola. L'avevano capito bene i santi. Quando il cardinale Comastri era un giovane sacerdote, incontrò Madre Teresa e le disse: «Madre, mi dice una parola?» E Madre Teresa, già in concetto di santità: «Figliolo, quante ore preghi al giorno?» «Ma madre, io mi aspettavo che mi chiedesse o mi dicesse di amare i poveri, fare qualcosa per gli altri». E Madre Teresa, sorridendogli affettuosamente, gli disse: «Figlio mio, io sono solo una povera donna che prega, prego, e Dio infonde in me il suo amore per amare i poveri. Ricordalo, siamo troppo poveri per amare i poveri». Fratelli e sorelle, noi siamo troppo poveri per riuscire ad amare la povertà che è negli altri. Abbiamo bisogno di avere in noi quest'amore, che è un regalo che Dio fa, che attraversa la nostra vita, ma che, secondo punto, è un dono che va esercitato. Sapete cosa vuol dire? Che dobbiamo uscire da una mentalità tipica della nostra cultura che ha ridotto l'amore a sentimentalismo. Cioè, se sento ti amo, se non sento non ti amo più. Cioè siamo in balia degli sfarfallii emozionali. Quante coppie finiscono con questa motivazione? Non c'è più amore. Ma non si capisce st'amore che cos'è, cioè cos'è che viene a mancare, da dove piove quest'amore? L'amore è qualcosa che si comunica, che diventa scelta nella nostra vita, che ti chiede anche sacrificio. Pensate a una mamma che si alza per la quinta, la sesta, la settima volta nel cuore della notte per prendersi cura del bambino che piange, o il papà. Ma mi chiedo e vi chiedo, si alza forse volentieri, yuppi che bello, si è svegliato di nuovo, che gioia. Ditemi voi, si alza così? Vi alzavate così? Ma perché vi alzavate? Per amore, per prenderti cura, ti donavi gratuitamente per prenderti cura di quella vita e ti costava sacrificio? Sì. Era un atto d'amore nonostante ti costasse, certo, ancora più puro, ancora più gratuito. Allora questo cosa ci dice, miei cari? Che quello che vedremo nei prossimi giorni è qualcosa che non ci verrà spontaneo, che chiede anche un sacrificio, che ti chiede una lotta, perché certe cose ci vengono difficilissime. Pensate a una persona che è cresciuta in una famiglia dove non ci si comunicava affetto. Ma dare una carezza le costerà tantissimo all'inizio, gli sembra quasi di morire a se stesso. E infatti è così, muori a quel sé che ti sei costruito perché emerga il tuo vero sé, la tua parte più nobile, la tua parte più adulta. Allora concludo, cari fratelli e sorelle, con un augurio, che il cammino che vivremo insieme possa aiutarci a riscoprire ciò che vale, possa aiutarci a scoprire che cosa significa amare, contemplandone la fonte che è Cristo, senza aver paura di metterci in gioco anche quando costa. E vi lascio con una scena che riassume tutto. Si racconta che Madre Teresa, in una delle sue tante uscite, incontrò una povera, abbandonata, sola, che dormiva vicino ai cassonetti della spazzatura. Era ridotta talmente male che era stata smangiata anche dai vermi e dai topi. Madre Teresa l'accolse nelle loro case e volle prendersene cura personalmente ogni santo giorno, come una madre si prende cura di sua figlia. Ogni giorno lei se ne prendeva cura, ogni giorno questa donna la insultava. E Madre Teresa, con sempre maggior dolcezza, la curava. Dopo mesi
di un amore gratuito e sicuramente anche faticoso, questa donna le chiede: ma perché lo fai? Madre Teresa, sorridendole, le disse: perché me l'ha insegnato il mio Dio e io lo vorrei conoscere, il tuo Dio. E Madre Teresa, abbracciandole, le disse: il mio Dio lo hai già conosciuto, si chiama amore. Cari fratelli e sorelle, che il cammino sull'inno alla carità ci aiuti a riscoprire l'amore e a diventare tutti noi, nel nostro piccolo, segni viventi e credibili di quest'amore.